un'onorificenza che diventa il sigillo per una vita dedicata al diritto e alla giustizia. Il presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, ha ricevuto da anni il premio internazionale Bonifacio VIII, giunto quest'anno alla sua 17ª edizione. Un territorio, la Ciociaria, di cui Lattanzi si sente un po' figlio. I genitori sono originari di Vico nel Lazio, ma indipendentemente dai natali, l'amore per questa terra è nato un po' per volta, conoscendola, frequentandone gli scorci. Per me è un grosso onore questa onorificenza. Mi fa particolarmente piacere anche perché proviene da una città come Anagni, da una città, se consentite, della Ciociaria, che considero un po' la mia terra d'origine. Per noi, oltre che essere un grande onore, è un prestigio poi averlo anche come senatore accademico onorario dell'Accademia Bonifaciana, e questa è la seconda volta che ci onora della sua visita. La prima volta nel 14 settembre del 2014 ha visitato in forma privata la città di Anagni e l'Accademia Bonifaciana, e anche lui, come i suoi predecessori premiati, riceverà la famosa scultura del maestro Gigi Ambrosetti, che rappresenta proprio il profilo di Bonifacio VIII, che primo fra tutti è stato accolto da Giovanni Paolo II nel 2003. È la prima volta che una carica della Repubblica Italiana in carica viene ad Anagni per ricevere il premio Bonifacio VIII. È la carica istituzionale che viene da noi, e questo ci dà ancora più lustro e soprattutto ci invoglia ad andare avanti con maggiore voglia di fare sempre più e bene. Ad Anagni, per la seconda volta ospite dell'Accademia Bonifaciana, il presidente Lattanzi ha tenuto una lectio magistralis, occasione questa per rivolgere un accorato appello ai più giovani. La Costituzione, che è nata dai sacrifici che hanno compiuto i vari costituenti durante la guerra e durante il fascismo, merita di essere conosciuta e merita di essere in qualche misura onorata. E ai giovani direi appunto: cercate di conoscerla e di onorarla, come è accaduto a noi che l'abbiamo vissuta fin dai primi tempi. Insomma, oggi appare un po' lontana nel tempo ed è importante appunto che sia richiamata la memoria della Costituzione e di quello che ha significato.